Diamo oggi il benvenuto a Mariella De Marchi Mogliano, che è la quinta protagonista delle Storie dei Traduttori, che è una serie di webinar dedicati alle nuove figure professionali che stanno emergendo nel mondo della traduzione. Come sapete, le storie ci accompagneranno in attesa della seconda edizione della Giornata del Traduttore il 20 settembre 2014. Intanto diamo il benvenuto a Mariella. Buongiorno Mariella. Buongiorno Andrea, grazie. Grazie a te di essere venuta e facciamo subito vedere, dopo la copertina in cui ti si vede, facciamo subito vedere, ecco, se ci riusciamo, qualche foto della Bolivia. Cominciamo dalla Bolivia, che è la tua terra natale. E qui cosa vediamo? Questa è Cochabamba, la città dove ho vissuto e dove sono cresciuta. È una città enorme di grosso modo 500.000 abitanti. Bene. Come me e come anche diversi altri traduttori interpreti, tu sei cresciuta in un contesto bilingue e biculturale, sei italo-boliviana. Mi piacerebbe chiederti che influenza ha avuto tutto questo sulla tua formazione e sulla tua carriera professionale. Mentre ce ne parli, faccio vedere qualche altra foto, boliviana. Sì, ha avuto un'influenza enorme, nel senso che essendo figlia di padre italiano, mamma boliviana, essendo stata anche in Italia molto presto, dai 4 agli 8 anni, in realtà il mio primo approccio formale alla lingua è stato in italiano, nonostante la lingua madre sia lo spagnolo. Madre fra virgolette ormai, no? E quindi è stata una crescita sempre con due lingue presenti e anche con altri elementi di altre lingue, nel senso che con una parte della famiglia in Brasile, una forte presenza anche sia del Brasile ma anche di altri pezzi di Latino America nella cultura boliviana, sono sempre stata esposta a un ambiente multiculturale e effettivamente anche multilingue. Poi questo penso che mi ha dato una certa elasticità, aggiunta anche una predisposizione personale, per cui imparo, sì, senza fatica, le lingue. A proposito di elasticità, vediamo qui, mi raccontavi prima di questo bradipo. Dove si trova questo bradipo? Questo bradipo si trova nella piazza centrale di Santa Cruz della Sierra, in Bolivia. E Santa Cruz è una città tropicale che sta proprio accanto all'Amazzonia, una pianura molto bella. E lui sta in piazza, è tanto vecchio, ogni tanto è così pigro che non riesce a prendere bene il ramo e cade per terra. E tutti corrono, lo tirano su, lo rimettono a posto nell'albero. Bene, dopo aver visto la Bolivia, abbiamo il tuo sito web, cominciamo con la tua pagina Chi sono? E fra poco ci andiamo a vedere, ecco, nel frattempo vedi, si parla della tua formazione bilingue e delle lingue che conosci, che lo ricordiamo, oltre allo spagnolo e all'italiano, sono il portoghese, l'inglese e il francese. Bene, adesso invece ci andiamo a vedere la pagina che parla delle tue attività. Sono davvero tante, però oggi mi piacerebbe un po' concentrare con te l'attenzione sulle competenze di comunicatrice web. E, naturalmente queste mi interessano in particolare perché trovo che siano fondamentali per qualunque azienda che desideri in qualche modo avviare un percorso di internazionalizzazione che parta dalla visibilità proprio dei contenuti web nei mercati di proprio interesse. E questo naturalmente essendo il tema poi della nostra seconda edizione della Giornata del Traduttore. E, ci facciamo adesso accompagnare dalle immagini dei tuoi molti account su social media e ti vorrei chiedere di raccontarci in poche parole quali sono le tue attività di web communication e naturalmente con particolare riferimento a quelle multilingue. Dunque, mi occupo in realtà della comunicazione online in senso lato, cioè ogni aspetto che può riguardare la comunicazione. Un aspetto che sottolineo anche nei corsi di formazione che riguardano l'uso dei social, ad esempio, è che ogni occasione di comunicazione è un'occasione da sfruttare, è un'occasione in cui racconti qualcosa di te. Che tu sia una persona, un freelance o un'azienda, anche solo l'oggetto di una mail dice già molto.
no? Sul tuo approccio, sulla tua professionalità, su come ti poni nei confronti degli altri, che rispetto hai per gli altri. Quindi, partendo dall'ABC fino alle cose più evolute, intervengo in tutti gli ambiti della comunicazione, dalla mail al sito, al comunicato stampa, alla comunicazione online riguardo i social media, le campagne che so, di diffusione o di comunicazione di start-up, via dicendo, sia nella parte di traduzione in senso stretto, ma anche quella un po' più di adattamento o di SEO multilingue, quindi proprio l'ottimizzazione dei contenuti web in ottica SEO per renderli più visibili, che come sappiamo non è appunto una semplice traslazione da una lingua all'altra, c'è tutto il contesto culturale e di ricerca. Ecco, proprio sul SEO vorrei chiederti un'ultima domanda, prima di avviarci verso la chiusura. Perché è così importante il SEO multilingue per un'azienda che vuole guardare all'estero? Dunque, intanto il SEO, c'è anche la discussione tra la SEO e il SEO, ma sorvoliamo per oggi, no? Dunque, io sono per là. Dunque, la SEO, è già importante di per sé perché, nonostante la predominanza delle immagini nel web, continuiamo e continueremo a cercare la maggior parte delle cose usando parole. Per cui, se vogliamo essere trovabili o se vogliamo trovare le cose giuste, è importante fare uso delle parole più azzeccate per quel contesto, per quell'utenza, per quel mercato. Questo vale appunto sia per il libero professionista che si vuole proporre e quindi deve farlo anche cercando di puntare a una nicchia che abbia anche un ritorno o comunque che raggiunga le persone che ti interessano veramente o con cui puoi lavorare. Ma per le aziende è ancora più fondamentale, cioè capire con che testa ragiona il potenziale cliente e come fa una ricerca? Tutti sappiamo che il termine ufficiale delle scarpe è calzature e bisogna metterlo anche, e il nome tecnico è quello, però se vuoi vendere nel tuo e-commerce, la gente cerca scarpe, non Certo. calzature. Ecco, applichiamo questo all'ambito multilingue ed è ancora più importante perché vendere in spagnolo è una cosa sì, bella e simpatica, però il mondo ispanofono è enorme. Con certi termini ti troveranno i messicani e mai gli argentini, e tanto meno gli spagnoli. Quindi devi capire se vuoi veramente raggiungere una certa fetta di mercato, devi usare la terminologia specifica di quella cultura. E questo naturalmente lo può fare solamente un traduttore professionista. Bene, chiudiamo con una foto e con una tua bella foto e con l'indirizzo del tuo sito per poterti trovare per l'appunto. E come faccio sempre con tutti i colleghi e le colleghe che intervisto per le storie, ti volevo chiedere di darci due consigli telegrafici, uno rivolto ai traduttori, uno rivolto alle aziende, che desiderino in qualche modo prepararsi a un mondo diverso, come dice lo slogan della nostra giornata del traduttore. Io vado controcorrente e do un consiglio che vale per tutti, perché va applicato allo stesso modo e comunque le aziende sono fatte di persone, per cui siamo lì. Penso che sia fondamentale avere una enorme dose di curiosità e grande apertura per il futuro, mettersi sempre in discussione e studiare, studiare, studiare. Bene, questo mi sembra un consiglio che vale veramente per tutti. E allora, intanto chiudiamo. Intanto ti ringrazio per Grazie a averci te. raccontato la tua storia e ricordiamo che la seconda edizione della giornata si tiene a Pisa il 20 settembre 2014, naturalmente sei invitata. E vi invito invece poi a seguirci sul sito lagiornatadeltraduttore.it e anche a seguirci su Facebook, sempre la giornata del traduttore. Un caro saluto e ci vediamo alla prossima storia. Ciao a tutti, ciao Maria. Ciao ciao.